Entra anche tu all'interno della mia crew di GTA 5 Online, trovate il link qui sotto in descrizione. Ciao amici gamer, bentornati in questo video, bentornati qui su GTA 5 Online. Oh, stavo qui accomodato nel mio salottino aspettando che Franklin mi richiamasse questa seconda volta per continuare la missione di Dr. Dre del recupero del cellulare. Ho aspettato e mi ha chiamato finalmente e quindi possiamo anche procedere. Nella cassaforte ho $1,250 che non so da dove provengono, sinceramente. L'altra volta erano 700, ora sono 1,200. Devo capire da dove arrivano questi guadagni e soprattutto se li posso prelevare, ma credo di sì, mi pare che c'è una cassaforte. Però oggi ci concentriamo principalmente sul contratto VIP. Okay. Pagamento 1.000.000, copie recuperate 0 su 3. Noi l'altra volta abbiamo fatto quello sullo yacht che trovate nella I qui in alto a destra, ok? Adesso abbiamo invece sbloccato queste tre missioni: fuga i dati, recupera le copie della musica del dottor De rubata alla festa dell'attico di lusso del casino. Ok, quindi dobbiamo andare al casino. Ah, allora qui ce la fa fare volendo fino a un massimo di 4 persone, ma io sinceramente la faccio da solo. Facciamo un attimo, compriamo i colpi, compriamo anche il giubbotto antiproiettile e possiamo startare in solo. Perfetto, missione fuga di dati e vita notturna. Oh, sono molto felice di giocare questa missione. Stavo aspettando, ho aspettato probabilmente una settimana per registrare questo video. Ok. Oh, posso chiudere la chiamata? No, bello sto Rolls Royce. Questo, ragazzi, se non sbaglio, è il veicolo nuovo. Questo lo adoro. Mamma mia, bellissimo. Mi piace. Quello non è che va troppo... cioè, non è lento. Ipotizzando che non sia neanche modificato, comunque spinge, spinge di brutto. Ok, raggiunge... devo entrare qui. Adesso... ok, join, tranquillo, da solo, family friendly. Sali sull'ascensore, ok. Posso andare così, tranquillo, come niente fosse? L'attico, per l'attico, casino resort, non è qui, salve, buon uomo, 500, dove devo andare? Salve signora delle polizie, salve. Ok, niente armi, perfetto. Mi sto facendo una corsettina per i corridoi, anche se di solito è vietato correre nei corridoi, però... guarda pure lui. Bella, bella. Ma ha dato un computer in faccia. Cioè una bottiglia in faccia. No, appoggia quella roba, va. Che ti devo... ti devo laserare. Ma io volevo evitare proprio quello, sinceramente. Beh, vedi, manco tu lo volevi, vedi, nessuno lo voleva. Avanti un altro. Andiamo a prendere il promotore. O Prometer, come cazzo si chiama. Questo con la manina di fuori. Bella quella musica, la voglio anch'io. Ah, lì è lo stronzo. Che cazzo sta facendo? Ah, certo, mi aspetta che lo vado insieme. Ok, GTA, va benissimo. Abbiamo... ah, ok. Ok, GTA, va bene. Non perderlo. Ma mi stavo aspettando, sinceramente. Ok. Ma scusa, io gli ho sparato. Doveva morire quello, no? Che cazzo. Vabbè, posso capire che è tutto scriptato, però dai. Su. Uso il tasterino per chiamare l'ascensore. Aia. Ma tirano un colpo di pompa sul braccio. Wait, why you tap post? Mi sa di no. Aia. Sono tantissimi. No, gustavo la canzone. Please don't kill me.
Ma sta zitto, ti posso... Oh, meno male. Era quello il mio obiettivo, sinceramente. Schivato il colpo, attenzione. Abbiamo recuperato il primo clone della musica di Dr. Dre. Che ce l'aveva quel ragazzo col computer che la riproduceva all'interno del casinò. Adesso devo scoprire se per caso è come l'altra volta che tra una missione e l'altra deve passare del tempo o posso farle adesso tutte di fila. Perché se le posso fare tutto di fila è più divertente. Allora, contratto VIP, fuga l'abbiamo fatto. Adesso c'è fuga di dati sempre di nell'alta società. Analizza il segnale rilevato al Country Club di Pacific Bluffs per tracciare la copia di brani rubati da Dr. Dre. Conferma. Allora, ragazzi, io vado al Country Club di Pacific Club Bluffs e ci vediamo direttamente quando sono arrivato. Salve! Dov'è il coso, il tasterino? Scusa, mi sento il bip bip, però non capisco dov'è. Qui, eccolo, eccolo. Trovato. Allora, oddio, oddio, che è? No, di sta roba non ci capisco niente. Ah, che male. Oddio, come si fa? Oddio, dov'è il 6155? Dov'è il 60? Non vedo il 60. Ah, eccolo. L'avevo visto. Niente, si è spostato. No, eccolo. È confuso. Eccolo, è questo. Trovato. Mamma mia, non ci capivo niente in mezzo a quei numeri. Che poi con il joystick c'ha una sensibilità diversa rispetto a tastiera. Non capisco sta cosa. Ok, vediamo un attimo. Non è successo niente. Ehi amico, saluta. Accedi a un terminale della sicurezza. Iniziare la... Ok, dobbiamo mettere la chiavetta USB dentro e il mio computer. Periferica esterna. Brutafo. Ah, ok, questo mica lo conosco. No, sono stupido. Ok. No. Ah, ok. E dai, era presa. Immaginate avere una roba del genere in vita reale. Bene, ora? Ok, devo uscire, bene. Credo che devo andare nell'aria. Infatti, richiesto. Andiamo a spostare quella roba lì. Perfetto, possiamo andare al prossimo punto. Ok, esamina l'aria in cerca della limousine. Cerca una limousine Patriot Stretch bianca nell'aria. Sinceramente, credo sia abbastanza semplice trovare una limousine bianca di notte. Limousine bianca. Beh, oddio, limousine, un carro armato bianco. Ah, non farti beccare. Ups. Elimina l'autista. Ops. Ma tipo dimmelo di prima. Non curvare. Ok. Recupera il portafoglio dell'autista. Lo devo lootare. Vai, loota. Ma guarda, consegna a posto. Mi prendo anche il suo coso. La sua limousine, che non sembra una limousine. Devo dire che per queste piccole missioni 100.000 sono tanti. Sono gen molto generosi. Hai trovato una pista al Country Club. Ok. Quindi? Dobbiamo per forza fare la terza? No. Non dobbiamo fare per forza la terza perché è bloccata. No, scusa, io non dovevo fare questa. Perché non me l'ha fatta fare? Cioè, mi ha fatto fare un'altra missione. O forse una parte 2. Potrebbe essere che è una parte 2. Ok, vediamo un attimo. Ok. And it looks like he wants to use it as an NFT. And you think he gonna sell this thing or what? Yeah, he's setting up some hyper-exclusive gathering at his place to do a world premiere and put it up for auction. Oh shit. Okay, well look, let's get our associate on that guest list. Ok. Bello. E si avvia la missione. Esci dall'agenzia. Indagini la lista degli invitati. Ok. Raggiungi Lake Vinewood. Andiamo. Andiamo al Lake Vinewood. Vabbè, parcheggiamo qua, stiamo così, stiamo tranquilli.
Come Dove entrerò? possiamo How can you entrare? interfere? Da qui. Devo stare attento a non uccidere quello che mi serve. Allora, mangiamo anche se ho pochissimo sna pochissimi snack. Ok, dovrebbe essere in quelle zone il tipo. Ok, l'ho visto. Quanti tipi ha sto tipo? Lo sta là per terra. Ok, è morto. Metti fuori combattimento l'avvocato. Vai per terra, porco puttano. Rapisci. Rapisci, come non mi rapisco? Così? Seriamente? Che figata. Bello. Interessante. L'ho messo nel bagagliaio. Nella sua auto, credo. Di nuovo Rolls Royce e andiamo a consegnarlo. No, tranquilli, tutto. Sì, ma calmi, cioè, scusatemi. Senza offesa, però un po' troppo aggressivi. Però queste sono le missioni belle. Ok. Sta bene lei lì in fondo? Ok. Ok, me lo fa consegnare nel garage. Va benissimo. Ok, capita. Ok, perfetto. Abbiamo consegnato l'avvocato all'interno di un. Dentro un bagagliaio. Abbiamo consegnato. Perfetto, missione completata. Hai trovato un modo per partecipare alla festa. Per questo video è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi su tutti i miei vari social che trovate qui sotto in descrizione. Mettete un like per supportarmi, a voi non costa nulla, a me fa tanto. E nulla, da queste nuove missioni per recuperare la musica di Dr. Dre è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!